Questa è la storia della nascita e della morte di una cosca mafiosa. È una storia lunga 160 morti, che finisce con una strage di innocenti. Dopo il picciotto veniva il camorrista, poi c'è lo sgarrista, poi c'è il santista, poi c'è il vangere e l'ultimo il crimine. Ma questa è anche la storia di una famiglia che si spacca, di fratelli che si sparano addosso e di una madre che viene uccisa solo perché è la madre. In una città strana, Taranto. Una città strana. Prima della grande mattanza, prima che il messicano e i suoi fratelli cambiassero col sangue le regole del gioco malavitoso, a Taranto il crimine respirava ancora aria di campagna. Certo, anche allora si moriva di malavita e la morte ti feriva alle narici con lo stesso cattivo odore di oggi. Eppure tutto era diverso. Credo fosse diverso perfino per chi moriva. E ancora di più per chi quella morte la toccava con le proprie mani. Perché negli anni 60 anche la malamorte dell'ammazzato ti apparteneva. Era cosa rara e apparteneva alla comunità intera. Poi arrivò il progresso. Taranto cambiò volto e cambiò anche la malavita. Certo, si continuerà a morire sparati, incaprettati, in fondo a un pozzo nero o una cella scura. Ma tutto diventerà anonimo, industriale. Spari a tizio e poi accendi la televisione. Si va a morire di malavita come i polli al macello, in batteria. La vera criminalità tarantina dell'era moderna inizia con i fratelli Modeo. L'artefice di questo cambiamento è Tonino Modeo, detto il messicano. Il più grande dei fratelli. È lui che cambia la storia malavitosa della città. La criminalità organizzata tarantina si trasforma in mafia, mafia tipica quanto si vuole, per origine, perché non aveva una radicazione territoriale, ma altrettanto feroce, altrettanto cruenta, altrettanto violenta. Mafia vuol dire ordine e rispetto. Vuol dire rispetto della gerarchia. I fratelli Modeo lo sanno bene. E sanno bene che un vero capo non può perdere la faccia, soprattutto se si chiama Modeo. Forse è per questo che i fratelli rispondono rabbiosi alle banterie di Emanuele da Conto. Emanuele da Conto era un contrabbandiere che si vantava di gestire il contrabbando delle sigarette in quel periodo meglio di Tonino Modeo. Era una vanteria che lui pagò con la vita. Con Tonino il messicano ci sono i suoi giovani fratelli. Gianfranco, che verrà accusato dell'omicidio da Conto, Riccardo e Claudio. Nessuno può immaginare che tra i fratelli e il messicano scorrerà il sangue di una delle più feroci guerre di Mala.
Inizialmente il gruppo è compatto, cioè i fratelli e Antonio Amodeo sono su un piano di parità e partecipano alla stessa misura alla redistribuzione degli introiti derivanti dalle attività illecite. Avevano pensato di organizzare la loro cosca sullo stesso stampo di quella calabrese o di quella napoletana. C'erano quelli che devono provvedere alle estorsioni, poi c'erano quelli che devono provvedere alle bische clandestine e quelli che devono provvedere all'usura. Quindi avevano diviso la città in questi settori. Si respirava un clima molto pesante, la gente aveva paura. In questo periodo avevo 3 uomini buttati in un furgone che ha seguito il gruppo. Fotografavano, cinematografavano tutto quello che facevano. Li vedemmo che si recavano sia da Marmisti che dai Forai facendo sfoggio proprio di forza. Entravano e uscivano un altro negozio. In pochi anni tutte le famiglie malavitose si associano al clan Amodeo. E se qualcuno si ribella o si dissocia, la risposta è feroce. Chi si prende il fastidio di sparare il riottoso è una figura nuova. Il killer di professione. È il più bravo con le armi. Il più freddo e affidabile affiliato della cosca. Come forse era Gregorio Cicala quando prendeva ordini dai fratelli Amodeo. Il clan Amodeo ha messo le mani sulla città. Sembra impossibile contrastarlo. Eppure un tarlo corrode dall'interno la famiglia. I fratelli Riccardo, Gianfranco e Claudio vedevano però sempre in Antonio Amodeo una possibile minaccia, la minaccia cioè di vedersi sottratta la leadership del gruppo. Tonino aveva una mentalità imprenditoriale perché credeva che solo con questa mentalità all'epoca dei fatti si potesse fare una fortuna. Lui non credeva sicuramente nel guadagno facile della droga, non credeva in fatti di sangue se non proprio quelli legati a particolari significati familiari. Molto probabilmente riteneva i fratelli non all'altezza, li vedeva come diciamo così, dei ragazzi di strada. Non in grado di poter interloquire con i colletti bianchi. Diversamente dai fratelli, Tonino il messicano aveva un sogno borghese. Entrare con le sue società nel cuore economico della città. Little Cedar. Little Cedar all'epoca rappresentava la più importante realtà economica e produttiva della città.